L'arcobaleno della gravità. Autore Thomas Pynchon, che è uno dei più importanti del Novecento, precursore del postmoderno, ha ispirato Palahniuk e Foster Wallace come ambito postmoderno. È un personaggio molto elusivo, non appare spesso in pubblico, rilascia pochissime interviste, ci sono pochissime sue foto. Ha un modo di scrivere molto complesso e isterico, diciamo, per questo è un motivo di culto fra i suoi fan. Editore Rizzoli, traduttore Giuseppe Natale. Ci sono varie edizioni, io quella del 2003, ma ce n'è una che è un pochino più recente comunque. Vincitore del premio Pulitzer nel 74, poi non ha segnato, L'arcobaleno della gravità è considerato il capolavoro di Pynchon. È un libro molto ostico, molto frustrante poi per il lettore, perché ha una struttura narrativa molto particolare e ci sono varie citazioni nell'ambito della cultura occidentale. Si passa poi a citazioni anche di fisica applicata alla meccanica del missile, all'analisi matematica e alla chimica applicata. Quindi è un libro che ha una pesantezza culturale, diciamo. L'ambientazione è quella. Lo scenario, via, è quello della Seconda Guerra Mondiale. Nelle varie sottotrame si passa dalla Londra bombardata dai razzi V2 tedeschi alla Berlino della nazista per arrivare alla Chicago colpita dalla crisi del 29 e alla Russia sotto Stalin. All'interno di questo scenario l'atmosfera è cupa, apocalittica e il comune denominatore è l'entropia, ossia la capacità di un sistema di collassare su se stesso e creare caos. Il titolo è una metafora, l'arcobaleno della gravità non è altro la parabola del missile, che è il vero protagonista del romanzo, perché il missile è la metafora dell'umanità, che tende ad arrivare a un punto, a raggiungere l'impossibile per poi collassare su se stessa e crollare generando caos. L'arcobaleno è la sfaccettatura della realtà, praticamente ci sono varie sfumature della realtà, vari colori, però alla fine è effimera, non ti rimane niente in mano. E Pynchon ha questa capacità di criticare il sistema e farlo collassare sempre su se stesso. I libri di Pynchon hanno questa particolarità qui, che tendono a distruggere e a far vedere che l'umanità si sta autodistruggendo. All'interno di questo calvario, diciamo, ci sono vari personaggi, fra cui Tyrone Slothrop, che è un personaggio molto particolare, pasticcione, con un erotismo alquanto particolare. E la lampadina Byron, che è una lampadina che si ribella al suo sistema, che l'ha prodotta per avere oltre 10.000 ore di autonomia, quindi si ribella al sistema che l'ha prodotta. E poi c'è il capitano Blichero che rincorre il sogno dell'immortalità andando a caccia del leggendario razzo 00000. E il comune denominatore appunto è l'entropia, all'interno di questa visione entropica ci sono questi personaggi che rincorrono i loro obiettivi, cavalcando il missile, con la speranza che non vengano attirati dalla gravità, che è la forza primordiale, e quindi a diventare nuovi Icari mai narrati. Mi sento di consigliare questo libro, nonostante sia una lettura molto ostica, perché Pynchon comunque è un autore particolare. È un autore che ha uno sfoggio di cultura nei suoi libri mostruoso, quindi da un lato il lettore è divertito, dall'altro viene annichilito, soprattutto in questo libro, però mi sento di consigliarlo perché lo considero una pietra miliare della letteratura del Novecento e un romanzo fondamentale nell'ambito del postmoderno, che tra l'altro, nonostante sia uscito 40 anni fa, suscita ancora spunti di riflessione perché è molto attuale. Se ti è piaciuto questo video, condividilo e non dimenticare di iscriverti al nostro canale. Visita trama.it.